Cari amici di pianoconcerto.it e del nostro canale YouTube, benvenuti in questa nuova puntata di How To, in cui andremo a parlare delle modalità di editaggio in Pro Tools. L'editing in Pro Tools è fatto per regioni audio. Le regioni sono la rappresentazione di file audio o MIDI registrati sul nostro hard disk. Quello che fa dell'editing uno strumento così potente è la possibilità di effettuare cambiamenti sulle regioni senza che questi cambiamenti vadano a modificare i file audio residenti sul nostro hard disk. Al contrario, infatti, verrà modificata solamente la modalità con la quale questi verranno riprodotti all'interno di Pro Tools. Ovviamente ci sono dei casi particolari che però non staremo qui a analizzare in questa puntata. Dunque, vediamo all'estrema sinistra, in alto, nella finestra di editing, è possibile vedere questo piccolo riquadro che riporta le impostazioni Shuffle, Spot, Sleep e Grid. Andiamo a analizzarle una per una. Dunque, la prima è la modalità Shuffle. In questa modalità è possibile muovere una regione audio posizionandola automaticamente all'inizio o alla fine della sessione, oppure all'inizio o alla fine di un'altra regione audio. Facciamo degli esempi. Ad esempio, possiamo prendere questa regione audio e posizionarla, vedete, a fianco a quest'altra regione audio. Quindi, diciamo, le due regioni sono concomitanti. Come abbiamo detto, è possibile anche posizionarla all'inizio della sessione. Vedete che se io cerco di muoverla nelle vicinanze della regione, ma in un posto libero, non riesco a farlo. Quindi selezioniamo la regione e la trasportiamo vicino alla regione adiacente. Vedete, le due regioni si uniscono. È possibile, però, abbiamo detto, anche fare in modo che questa regione audio sia posizionata alla fine della regione, di un'altra regione. Quindi facciamolo, ma attenzione, vediamo, rilasciando il pulsante, che la fine della regione che abbiamo mosso tramite la modalità Shuffle diventa la fine della regione concomitante. Quindi viene in realtà spostata questa regione antecedente. Andando avanti, andiamo a parlare della modalità Spot. Quindi selezioniamo la modalità Spot e è possibile utilizzare questa modalità per designare il posizionamento esatto all'interno della timeline. Quindi, quando andiamo a cliccare su una regione con la modalità Spot attivata, diciamo, verrà aperta una finestra di dialogo nella quale possiamo andare a inserire l'esatto punto di inizio della regione, quindi il punto dal quale la regione verrà posizionata. Quindi lo facciamo, clicchiamo su questa regione, vedete, viene aperto lo spot dialog e in questa riga dobbiamo andare a inserire l'inizio di riproduzione della regione. Posizioniamo ad esempio 4, 2, 4, 3 e 15. Cliccando su OK, la regione selezionata sarà posizionata esattamente dove vogliamo. E infatti, vedete. Andiamo avanti con la modalità Sleep. In questa modalità potremo muovere le regioni audio in ogni posto senza alcun vincolo. Semplicemente cliccando sul mouse, cliccando col mouse e spostando nella timeline la regione. Vedete che non c'è alcun vincolo. È possibile anche effettuare overlapping su regioni già esistenti. In ultimo, riposizioniamo la regione audio non in modalità overlapping con la sua regione vicina e andiamo a vedere l'ultima modalità, che è la modalità grid. Selezionando la modalità grid, questa modalità permette di muoverci, e quindi di muovere regione audio selezionate rispetto alla griglia impostata in questo display, quindi nel display in alto a destra vicino alla transport bar in versione ridotta. E attivando questa griglia, quindi cliccando qui, è possibile selezionare la dimensione delle divisioni. Ad esempio, per un ottavo, e ci muoveremo, vedete, nella timeline per ottavi, aumentando questa dimensione, ad esempio in mezzi, vedete, gli spostamenti sono diversi.
Anche per questa puntata è stato detto tutto, pertanto vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando ad iscrivervi al nostro forum raggiungibile all'indirizzo www.pianoconcerto.it cliccando sul pulsante forum per porci qualsiasi domanda. Grazie per l'attenzione e alla prossima puntata di How To.